Susanna Costantini, Dipartimento per la Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Siamo in Carnia, una delle aree scelte per l'azione pilota per favorire le aree interne. Quali i filoni che state portando avanti e che risultati stanno arrivando? Allora, qui in Alta Carnia siamo in una fase, diciamo, decisiva del processo. Abbiamo approvato la strategia dell'area, definita quindi dai 21 comuni che ne fanno parte, tra cui Forni di Sopra che oggi ci ospita, e stiamo arrivando alla fase quindi attuativa con la firma dell'accordo di programma quadro, che dovrebbe arrivare nel giro di qualche settimana e dalla quale quindi poi deriverà l'avvio degli interventi e quindi dei finanziamenti sia regionali che statali. Gli interventi del governo andranno a finanziare le azioni previste per istruzione, salute e mobilità nell'area, mentre la Regione andrà a finanziare attraverso i suoi programmi operativi interventi diretti soprattutto al sostegno dei sistemi produttivi dell'area, quindi legno, filiera agroalimentare e turismo. È un processo che è partito dal basso rispetto ad altre precedenti iniziative in favore delle montagne. Sì, è un processo complesso che ha visto un insieme di attori, oltre ai 21 comuni, la partecipazione della Regione e di più amministrazioni dello Stato. Sono infatti coinvolti il Ministero dell'Istruzione, il Ministero della Salute, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, insieme poi a ministeri che seguono invece filiere più legate allo sviluppo, quindi il Ministero dei Beni Culturali, il Ministero delle Politiche Agricole e poi ovviamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che coordina l'intervento a livello nazionale.